Mister Franco Colombo, ha cominciata la Serie B, prime due giornate. C'è qualcosa che innanzitutto l'ha sorpresa o qualche squadra che l'ha delusa in questo avvio? No, è troppo presto, credo che inizio campionato non sia mai veritiero, anche se devo dire che insomma l'Empoli no, è una squadra secondo me importante, lo stesso dicasi per il Bari, il Perugia stesso non mi dispiace, insomma ci sono squadre giuste, non credo che si possano dare dei giudizi questo avvio. Il Pescara ha fatto capire che è prettamente zemaniano, nel senso che alternerà grandi cose a cose meno belle, all'insegna appunto di quello che è il calcio di Zema. Secondo lei ci sarà spazio per le sorprese o queste big, cosiddette big, hanno già, diciamo, il posto in Serie A prenotato? Prenotata al 100% no, però insomma quando si parla di Bari, quando si parla lo stesso Palermo, l'Empoli e quelle che sono retrocesse, a mio avviso hanno vantaggio di più. Il Frosinone stesso, che è una società importante, il Carpi, chi ha assaggiato la Serie A ha qualche chance in più, senz'altro. Ci sono diversi tecnici esordienti in Serie B, l'esperienza è fondamentale per fare bene o c'è qualche allenatore che magari l'ha colpita e che secondo lei può fare bene? Ma guarda, l'esperienza sicuramente è importante perché non è una partita 2, 3 o 5, 10, sono 40 partite, quindi voglio dire 42 quelle che sono. Chi è abituato ad affrontarli è avvantaggiato, per chi è una novità ovviamente ha meno chance, però poi alla fine sei capace, se la squadra è buona, l'esperienza può servire, ma anche un ragazzo meno esperto può fare bene ugualmente. C'è un attaccante, infine, sul quale Franco Colomba è disposto a scommettere oggi, dopo due giornate di campionato. Ma guarda, io credo che Caputo sia un attaccante che può fare la differenza in Serie B, e l'Empoli che se l'è preso ha fatto una bella cosa. Ecco, un commento sull'Avellino, invece, con Novellino dove può arrivare? Ma insomma, ormai c'è un rapporto consolidato, quindi si parte già da una base di conoscenza e questo è importante. Non è facile, non è sempre possibile avere allenatori che vengono da una stagione con la stessa squadra e possono puntare a migliorarla, a plasmarla secondo i propri desideri. Quindi, a mio avviso, il fatto di partire e ripartire con un allenatore dell'anno prima è importante, quindi credo che la velina possa migliorare.